Vai! No! Mancato! You'll make a wonderful addition to my man. Dannazione! Maledetta, maledetta! Coda di Fenice. Dai, dai. Impila. No! Ok, ok. Pensa. Ok, speriamo semplicemente che attacchi Lan. È una scommessa. È andata benissimo. E adesso... Ciao ciao! Well, that ought to do it. All right. Guarda qua che roba. Se la pila di Rain moriva, non guadagnavano nessun punto esperienza, eh? Mega Fenice, gemma dell'anima. Enough. I have seen my fill for one day. That was fun, for what it was. A shame the two of you have so much growing up to do. Quiet, you! I'm a Hulk waiting to happen. So long. We shall meet again. Well, our paths may cross before you know it. Bye-bye for now. E quindi sì, non possiamo invocarli. What's this? Però... A prismarium, duh! I know it's a prismarium, dummy. You didn't manage to imprison those tough mirages, but it looks like they gave you this prismarium from the same tribe as a consolation prize. I see. I guess we made the grade then. Hai ottenuto il prismalite della Nivina. Nivina, versione inglese Bablitz. Questo, se volete, è l'involuzione di Shiva. Ovviamente, se combattevamo contro Ramu o contro Ifrit, avremmo ottenuto un miraggio diverso. Ma ci va bene, perché con questo avremo il gelo dalla nostra parte. Un'amorevole fatina del gelo, con la passione per la magia e i climi freddi. Il suo più grande rammarico è non poter diventare una campionessa di sci. Il suo tenero cuore potrebbe sciogliersi per un pupazzo di neve. La descrizione in inglese era completamente diversa. Ecco, crio, tormenta, congelamento, scorta, spazio vuoto. Andiamo. Uso il nome predefinito e teniamo Nivina, dai. Trasfigurazione. Grazie alla trasfigurazione i miraggi possono assumere una forma più grande e potente e viceversa. Gli spazi sbloccati sul miraggiario non vengono persi, quindi un miraggio trasfigurato da te sarà molto più forte di uno che imprismi già trasfigurato. I miraggi possono trasfigurarsi in qualunque forma e taglia già sbloccata, ma c'è un inghippo, puoi farlo solo dal prismario. D'altro canto, se non ci sono portali o salvocristalli nelle vicinanze, per accedervi puoi contattare Serafì con un... Sì, avete capito, no? Abilità esclusive. Per tua informazione, alcuni miraggi dispongono di abilità esclusive che non vengono mantenute con la trasfigurazione. Ne è un esempio l'imbattibile arma segreta di Tama, un raggio laser super speciale che spara dagli occhi, attualmente in fase di sviluppo. Ripensandoci però, un laser dagli occhi rischierebbe di bruciare le delicate e incantevoli retine della piccola Tama, causandole un forte dolore e probabilmente la perdita della vista. Magari per ora sospendiamo il progetto e in futuro proveremo a metterle appunto una coda laser. Che ne dici? Allora, hanno sostituito una resa inglese con una battuta spoiler. The mirages of the nebula have been set free. And once again, time resumes its march. Mistero. Well, we better make our way back to Cornelia before
before the Bahamutians get any funny ideas. Let's see. We gotta go all the way back. You can head to Ninewood Hills right then now if you want to. Huh? Now that the boss has been the bested, I can make you an exit gate right here and now. Perché non potevi farlo prima? Back to Ninewood Hills, and from there, Cornelia's easy. Thanks to the buzz cut. I remember. You don't get shortcuts much the shorter than a buzz cut. Wait! Unless you buzz the buzz cut, and then the what have you got? I think at that point, you call it a bald cut. Mamma mia, che bruttezza. Torniamo al Parco Nove Colli. Just head the back to your room in Ninewood Hills whenever you want to rest up and the recover HP. While we're there, we should stop by Chocolates and stock up on items. Hey, you got it. Bisogna tornare a Cornelia adesso. Ok, ma facciamo un giretto prima nella nostra stanza, giusto per vedere com'è e che cosa c'è. Huh? Look at the stone! It's so pretty! Oh, those are the called mirajules. They're specialty items made by isolating a mirage's abilities. If either the one of you equips them, you'll be able to wield whatever the abilities they hold. No, questo già ve l'avevo detto. Niente di nuovo. Camera dei gemelli. Oh, il giocobino, ciao. Oh, un giocobo, un cactus e un kite seat. Meraviglioso. Need something, Lon? Ah, qui c'è il Moguri con gli occhiali da sole, spettacolo. Allora, la PlayStation, mamma mia, che bello. Infatti, possiamo esaminare qui la miragiopedia, o miragiopedia, profili dei personaggi, minigiochi. Minigiochi, ancora li dobbiamo scoprire. Miragiopedia, ok, ci dà informazioni su tutti i personaggi con cui siamo entrati in contatto. Una cosa molto simpatica. E anche quelli con cui non siamo ancora entrati in contatto, vedete, ci sono i relativi slot. Questa è Shiva. Profili dei personaggi. Qui possiamo avere qualche informazione in più sui personaggi che abbiamo incontrato. Donna mascherata. Guardate, eh? Non me lo fa selezionare, forse perché sono in una parte del gioco che è troppo indietro per l'utilizzo dei campioni. Ok, basta così, usciamo e ritorniamo a Cornelia. That face. Oh, I hate walking everywhere. I can read you like a book. Huh? Me? Yeah. I know a lazy slacker when I see one. Hey! What's up? Oh, just some news you may find of interest. It'll blow your little minds. Why? Because you will never believe this. Yeah? Huh? All throughout Ninewood Hills, I have staked out some windways. Windways? Steak! Now that you mention it, I'm starving. Have you got anything else tasty on the menu? Oh, sure. Yeah. Here you are. Might I recommend today's special, the Sahagin soup? Stop that! We'll never get to the point if you egg him on like that! You want eggs? Oh, fried? Sunny side up? Sod. All we've got is scrambled. Just tell us about the windways! Oh, those? They're basically just shortcuts. The kids call it fast travel. You get to zip around every which way using one of those gooey doohickeys. Yep. I don't think you're allowed to go there. So what if the food's a little gooey? I'll still eat it. We are not talking about food! Oh. Wait, I get it. All that business about steak, that was a pun. Nice one, Lon. Oh, thank you. Don't
Don't tell me you thought he was serious! I realized something just now. We can never believe Juan and Seraphie alone together. Nothing good could come of it. Quanto è stupido. Al parco Nove Colli, premi quadrato per aprire un elenco di scorciatoie. Puoi usare questi passaggi per arrivare prima a destinazione. In qualsiasi momento. Dove vuoi andare? Ma dai, che bello! Andiamo direttamente... No, prima del giardino Mori. Grimmar is the waiting for you two. Sì, l'avevo capito. Tu che mi dici? Usa il prismario, parla con Seraphie, lascia perdere. Che bastardo. Andiamo a vedere se possiamo comprare qualcosa. Ah, ho scoperto che secondo il gioco effettivamente questa cioccolatte viene da Final Fantasy 13 2, ma io non mi ricordo di averla mai vista. Ciò come procede? Io conosco cioccolina, ma questa... No, il serafono non lo compro. Allora, code di Fenice... Non me le posso permettere, ho pochi soldi. Facciamo così, va. E andiamo! Chocobocco, bye now! Chocobocco, ciao ciao! Giardino Mori. Vorrei usare il portale, grazie. Vorrei tornare al borgo di Cornelia. Chapter 4. A legendary warrior. Questo se lo chiama. Let's check in with Princess Sarah. It's the Bahamutian army. What? They're here already? Caspita, ma che bravi! Sono stati bravissimi. Long, perfect timing. We were actually just on our way to see you. If they've established a camp near our gates, then clearly they must intend to finish us once and for all. So what now? Seems to me we're going to have to nip this little problem in the butt. Hmm? What do you propose we do? We should take the fight to them. Well said, but as things stand, Cornelia simply does not have the manpower. If you can just buy us some time, we'll do the rest. Huh? Me and Rain will sneak up on their boss and take him out. What? Is it really that simple? Well, he may not exactly look it, but Lon's pretty good in a fight. Thing is, he used to get picked on for being such a pipsqueak. Please, as if you were ever any taller than me. Oh, well, I might have made up the pipsqueak part, but he definitely did get picked on. I think that maybe the other kids were a little creeped out by our arms. Qualcosa se lo ricorda, no? Still, we were always kind of proud that we looked like this, because it meant we were just like our mom, right? I guess. So... Let's talk more about Long getting picked on. Boy, did they make him cry. But, after I whipped him into shape, he never lost a fight again. Wonderful. But that's not because he turned into some kind of bully-destroying machine. He just literally never picked a fight he couldn't win. Really? His threat assessment skills were uncanny. He always knew the odds. Call it natural cowardice. Hey, watch it.
Solon, how about it? Do you think we can beat those guys? Piece of cake? Well, not a piece of cake. More like a very large sliver of cake. Well, there you have it. So, are you willing to trust us? Very well, then. We must act. It is only a matter of time before the Federation completely overruns Cornelia. We will fight and place our faith in the Mirage Keepers. What a weird thing to remember. I know someone bullied Lon, but why can't I remember who? Chi è che faceva bullismo a Lon? Vedete, così un po' alla volta, piano piano, si conoscono aspetti passati. Ma questa è la principessa Sara. Cioè, nel frattempo si cambia come niente. Com'è la situazione? Qui non ci posso andare. Tu cos'hai da dirmi, simpaticone in armatura? We finished evacuating the townsfolk. We tried to convince the princess to take shelter as well, but... Vabbè. Andiamo. Cioè, in giro per la città ci sono solo vasi e scatole quadrate. Proprio come i vecchi Final Fantasy. Hello there. Are you the keepers from the prophecy? I'm captain of the Cornelian Army 1st Brigade. Ah. Princess Sarah has appointed us as vanguard. Il capitano di brigata. We have been informed of the particulars. We'll time our feint to when the two of you storm the field. You can set out just as soon as you're ready. Questo sembra parecchio più serio degli altri. We can begin any time. Ok. E allora andiamo! Bella musica. Questa però è originale, non viene da nessun Final Fantasy. Pam 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 pam. Where's the goblin camp? Up on that hill. Come on. Di qua. Vallate d'avanguardia. Vanguard! Ah, questa zona c'era anche nella demo, ma con la differenza che in vari punti della mappa c'erano diversi personaggi di Final Fantasy. Cornelia's soldiers are fighting as hard as they can. Let's hurry up and circle around and knock the goblin's boss senseless. Okay. Wish and boosh. Oh yeah. Molto bene. It impairs your eyesight and causes your weapon attacks to miss more frequently. Although thankfully magical attacks remain unaffected. Oh, why don't you take these eye drops? They'll clear up your vision in no time flat. Hai ottenuto un collirio. We're counting on you. Grazie. I vecchi Final Fantasy mi insegnano che parlare con le persone è sempre buona norma. Bravo, l'hai ucciso. Grazie. Non mi dai niente? What are those chain things? Whoever the Mirages are beholden to must be close. What? B.O.? Stop it. Ok, ragazzi, qui uccidiamo di brutto perché non possiamo catturarli. Qui c'è qualcosa, sicuro. Il diario segreto, estratto 1. This thing seems awfully familiar. Forse dovremmo dargli un'occhiata. Il collirio. Diario segreto.
21 ridescembre. Tempo quinto di Mithril. Caro diario, la prima volta che ti scrivo, sei un regalo di papà. Mi hai detto che quello di mio fratello prenderà solo polvere, allora devo essere una brava sorella maggiore e scrivere abbastanza per tutte e due. È vero che mio fratello è un po' pigro e anche un po' monello, ma tu non preoccuparti, caro diario, io sì che mi prenderò cura di te. Ovviamente, questo diario è di Rain. This thing seems awfully familiar. Ma sì, abbiamo capito. Che c'è? Stai male? Oh! Tranquillo, ti salvo io, dai. Allora, doppio sfascio funziona bene. Wow, ma che figata! Aia. Vediamo. Ma sì, va. No trouble at all. Victory. Molto bene, molto bene. Cavolo. Sto raggiungendo già tutti il livello 5. Stai meglio? I should have known that wasn't the last of them. Thank you. I owe you my life. I know this isn't much, but here, I want you to have this. Tre pozioni, proprio quello che mi serviva, grazie. Reggiamo ancora un combattimento e poi ci curiamo. Senza però sprecare le pozioni. Ah, un forziere. Due eteri. Le eteri sicuramente ripristinano i PA. Vediamo. Rigenera una piccola quantità di PA. Allora, curiamoci senza usare le pozioni. Abilità. Possiamo vedere e assegnare tutte le abilità dei miraggi. In alcuni casi li possiamo pure usare. Vedete che in basso appare il comando utilizza. Quindi curiamo Lan. E non posso più usare questa abilità perché tama solo un PA. No, secondo me dopo la prossima battaglia si ripristinano. Taking position further up the plains. Be very careful. Ma non mi dai niente? Va bene, dai. Sfaticato. Ma siete tutti stanchi qua? Allora. Andiamo prima dritto per vedere cosa c'è e poi facciamo il giro intorno. Allora. Io non vedo nulla di particolare. Unga! Unga! How humiliating! Che sfigato. Allora? You didn't have to help me. I had those freaks right where I wanted them. Insomma. Still, I cannot allow your valiant efforts to go unrewarded. Here. Keep up the good work, you two. Ma quanto sei stronzo. Allora, Tama, come sei messo? O messa? No, non si ripristinano i PA. Che cosa assurda, devo averlo in squadra? Seme energia. I semi dell'abilità. Avrai notato che nei miraggiari ci sono alcuni spazi vuoti. Ti permettono di personalizzare i tuoi miraggi inserendovi
appositi oggetti noti come semi dell'abilità. Ve l'avevo anticipato, ad esempio, se posizioni un seme crio nel miraggiaio di un mini Ifrit, lo spazio verrà riempito con crio e il tuo focoso miraggio potrà accedere a questa magia di gelo. Puoi procurarti i semi dell'abilità in diversi modi, ad esempio acquistandoli all'emporio di cioccolatte. Gli spazi vuoti sono riutilizzabili, quindi non preoccuparti se cambi idea. Rinunciando al seme che hai già inserito in uno spazio, puoi sostituirlo e personalizzare il tuo miraggio in modo diverso. Però, ragazzi, gli oggetti così vengono bruciati. Quante cose impari. Si recuperano solo quando è il tuo turno o quando sfrutti le debolezze di un nemico. Scan, subito. Non ho scan. Ok. Attacchiamo il soldato Bahamut. E usiamo scan. Ok. Babymot. O Baby Behemoth. Condizione per l'imprismazione: usa attacchi fisici. Però adesso non lo posso imprismare perché è il miraggio di quel soldato di Bahamut. Questo. C'è scritto punto interrogativo come condizioni per l'imprismazione. Non c'è scritto imprismabile. Ira vendicativa. Sì, ma stai calmo. Allora, uccidiamo il soldato Bahamut. Ma come? Ma dai! Ma dai! Oh, ah, la catena si è rotta. Quindi è imprismabile. Abbiamo visto che basta un attacco fisico. Diamogli un altro attacco, va. Ok, è aumentata la probabilità di imprismazione. E adesso ce lo prendiamo. Preso. E imprismazione riuscita. Victory! Oh, anche Cioccobino e Moon sono saliti di livello. Ah, vedete, già sappiamo che la trasfigurazione in L sarà il Behemoth. È il più piccolo della sua specie, ma non si può dire che sia esattamente tascabile. Gelosissimo delle proprie corna, non esita a usarle in combattimento e non vede l'ora che crescano. I suoi contrattacchi sono micidiali. Corno, ira vendicativa, bla bla bla. Behemoth, e poi c'è un'altra evoluzione, singhiozzo, meteo offensiva. Ok, dai. Impariamo un po' di abilità. Equipaggiamoci questo simpaticone. Ma che bello che è. Oh, tutto bene voi? All injured soldiers have been ordered to fall back to this point and wait for further orders. Please, finish this fight for us. Oh. Guarda quanta gente che ci possiamo portare. Portiamoci Tama, dai. C'è qualcosa qui? Niente di niente. Cos'è quello? Quello mi serve assolutamente. Però non lo posso catturare perché non c'è il padrone. Ok,
andiamo di brutalità. Oh, help, Captain. I'm just not cut out for battle. Ma va tranquillo, che sei bravo. Are you okay? We got this. Il nostro comandante, cos'era, comandante di brigata? È nei guai. Oh, quanta gente. Tutto bene? Good timing. Some of my soldiers swore they'd seen the princess on the battlefield. I suppose I got a bit careless. Princess Sarah was here? What? No way. That can't be right. I'd like to think so. But knowing her, it's possible. Still, we must focus on the task at hand. Don't worry about me. You two should press on. Up ahead, you will find the Bahamutian soldier in charge. He leads the goblins. Cool. Let's do this. Lo andremo a picchiare.